Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, l'ultima di questa settimana. Prevalentemente parleremo di musica, sia nella prima che nella terza parte. Nella seconda parte invece illustreremo un progetto sociale in atto a Muggia. Io chiedo scusa, ma oggi ho sbagliato di indossare giacca, per cui c'è questo effetto tipo Londra psichedelia anni 60, e non appena mi sposto i pixel danno un po' di fastidio. Chiedo scusa, la prossima volta me ne ricorderò. Ospite della prima parte di Trieste in diretta è Loris Celetto, che è il direttore generale dell'associazione Progetto Musica. Grazie, direttore, per essere venuto a trovarci, con il quale parleremo di ECOS, che è un progetto, diciamolo adesso lo dico così in soldoni, di musica transfrontaliera, è corretto? È corretto, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. È un progetto che è finanziato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale Italia-Slovenia per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è iniziato nel 2013 e ha previsto una serie di iniziative proprio intese a promuovere la musica tra musicisti, soprattutto giovani, sia italiani che sloveni. È difficile, quando si parla di, in genere, quando si parla di cultura e quando si parla di iniziative culturali, il concetto, di transfronta, insomma, il concetto transfrontaliero, voglio dire, è molto più semplice da, immagino, da proporre e da realizzare, perché per certi aspetti forse è già nell'aria. Sì, è più facile da realizzare che magari da pronunciare, perché Sì, anch'io spesso e volentieri mi impappino con questo transfrontaliero è termine, è tremendo. incredibile. E, sì, in quanto la cooperazione tra i due confini, tra l'Italia e la Slovenia, ormai sono anni che si sviluppa e anche questi programmi hanno sicuramente agevolato e facilitato la cooperazione tra le due aree geografiche. In particolare poi in questo caso parliamo di un progetto che riguarda proprio le zone di confine, quindi erano proprio le zone di confine terrestre quelle che erano coinvolte nel progetto. Infatti i partner per quanto riguarda la parte italiana c'è l'associazione Progetto Musica e per quanto riguarda la parte slovena c'è il Kulturni Dom di Nova Gorica e il Kosovelov Dom di Sesana. Quindi sono proprio partner che anche hanno una loro vicinanza di tipo geografico e territoriale. Il progetto quando è stato presentato? Cioè, diciamo così, quando è sorto, quando è nato? Il progetto è nato già nel 2010, poi è stato presentato nel 2011, alla fine del 2011, ha trovato il suo iter di approvazione e avviamento ed è iniziato all'inizio del 2013. C'è stato quindi un periodo di preparazione piuttosto, diciamo così, quantomeno da quando il progetto è stato presentato a quando è partito, è stato un periodo piuttosto anche lungo di gestazione, come lo si può definire? Questo accade con questi programmi e con questi progetti, in quanto ci sono dei bandi che spesso e Ah, beh, volentieri certo. vengono presentate un numero di domande molto molto elevato e quindi l'iter di selezione, valutazione e approvazione dei progetti è un iter che comporta alcuni mesi di tempo prima di poter arrivare a conclusione. Dopodiché c'è la fase di avviamento, perché avviare un progetto del genere, soprattutto in partenariato, comporta tutta una serie di azioni preparatorie che devono per forza essere implementate, altrimenti ci si trova sempre a rincorrere il tempo e Certo. che sappiamo che poi quando le cose bisogna farle in fretta si rischia di non farle troppo bene. Allora, io intanto do un po' di numeri del progetto che ha coinvolto 30 giovani musicisti, sono stati selezionati per due campus di alta formazione. Si sono formati, mi corregga poi se leggo troppo rapidamente gli appunti. Si sono formati 16 gruppi transfrontalieri italo-sloveni,
Il Festival Ecos ha coinvolto 70 musicisti professionisti, totalizzando un numero di spettatori che ha superato le 3.000 presenze, oltre 800 persone per quanto riguarda le iniziative collaterali. Solo nel 2014 sono stati oltre 7.500 i visitatori del sito internet del Festival, che è stato realizzato logicamente in italiano e sloveno, e c'è stata anche una pagina Facebook per, diciamo così, comunicare ancora di più il progetto, appunto. Quindi glielo chiedo subito, così ci togliamo il discorso di torno, visto che io non amo molto, per dire la verità, i social, eccetera, pur essendo un frequentatore e anche un diffusore. La comunicazione, appunto, di progetti come questo non vede i social e internet come qualche, immagino, come qualche cosa di, come un corollario, come qualcosa in più. Immagino che parta anche da queste realtà, no? Diciamo che in questo progetto, ma come spesso accade in questo tipo di progetti, poi dipende sempre da quanta attenzione si dà all'aspetto comunicativo. Noi abbiamo voluto porre un accento particolare sull'aspetto comunicativo, vista anche la natura del progetto. Non so, per fare un esempio banale, se si fa un progetto di ricerca, l'aspetto comunicativo sulle attività proprie del progetto non è così Non è certo, sì. importante come in un progetto dove invece la fa da padrone la musica, e quindi la fa da padrone anche una serie di eventi che vengono proposti al pubblico transfrontaliero. Quindi il nostro proprio investimento, sia in termini finanziari che in termini di tempistiche, di tempo dedicato alla comunicazione, è stato molto importante e ha dato degli ottimi risultati. Oltretutto abbiamo potuto constatare che il festival si è sviluppato su 2 anni, nel periodo estivo del 2013 e in quello del 2014. Nel 2014, accentuando proprio questo aspetto della comunicazione, noi abbiamo raddoppiato praticamente tutti i numeri del festival rispetto all'edizione dell'anno precedente. E quindi sì. Questo ci ha fatto capire qual è e quanto è importante la comunicazione. Ovviamente tutto si basa su un piano di comunicazione che prende in considerazione i vari canali che oggi sono a disposizione, e non si può prescindere oggi da nessuno di questi Nessuno di canali, questi. quindi da quelli classici, per cui la carta stampata e i media, diciamo così, più tradizionali, anche ai siti internet, ai social network, a tutto quello che oggi viene Anche perché utilizzato. immagino che la comunicazione, quando si comunica attraverso i social network, sia anche un'immediatezza nella risposta, ed eventualmente se ci sono, che ne so, problematiche, cose da segnalare, eccetera, è più immediata e quindi Lei sulla ha base di questo, azzeccato vede, io che perfettamente il poi queste punto. cose, io uso Facebook solo per spiare i parenti per Allora, conto di altri parenti e parlare male degli amici, ma questo è un altro discorso. guardi, il fatto di organizzare i concerti nel periodo estivo, la maggior parte dei concerti erano previsti sempre all'aperto, però ovviamente in caso di Ah, ben maltempo sì. E bisognava riparare su un luogo questo alternativo che era caso chiuso. era. In questo caso si è rivelato soprattutto Facebook uno strumento utilissimo proprio per poter comunicare e rispondere in tempo reale alle persone che chiedevano: ma il concerto si fa ugualmente anche se piove? Oppure, invece del luogo all'aperto, dove si trova il luogo al chiuso? E questo è stato uno strumento eccezionale proprio e soprattutto in queste occasioni. Si prepari perché adesso scatta il mio primo embolo cinematografico della giornata, perché la sentivo ieri in macchina, c'è un brano che è il tema del film Indovina chi viene a cena, e c'è una frase molto bella che dice si deve prendere un pochino e si deve dare un pochino. Allora questo ci aiuta, in inglese è più bello, you have to take a little, you have to give a little. E questo ci aiuta a capire anche in questo tipo di iniziative dove si mettono assieme due parti. Immagino che lo scambio consista anche nel rapportarsi all'altra parte.
Quindi voglio dire, ci sono, desumo, probabilmente due scuole diverse di musica, due o più realtà che si incontrano, eccetera. Dove, diciamo così, qual è il valore proprio dello scambio? Che non è poi, se vogliamo, dare e avere, ma probabilmente, come dire, godere delle stesse competenze, godere della stessa cultura, in fin dei conti. Ma io credo che il valore più grande sia quello di poter superare delle differenze, Che ci perché ci sono. sono, è inevitabile, ci sono, ma ci sono anche tra Friuli Venezia Giulia e il Veneto, ci sono anche tra Udine e Io Pordenone, mi fermerei qui perché in questi giorni sa che se andiamo purtroppo avanti. no, ci sono, Ma è è vero, ma è vero. inevitabile, quindi ovviamente anche Ma ci sono anche tra fratelli, per ma dire la verità. E esattamente. lasci che io citi mio zio, il quale da vecchio saggio dice che nemmeno questa è uguale a questa, quindi figuriamoci. Quindi uno dei principali risultati che si raggiungono, che sono stati raggiunti con questo progetto, è stato proprio quello di superare le differenze, in primo luogo tra i partner che hanno collaborato in questo progetto, Eh già, perché certo, anche sì. trovare un'intesa con dei partner italiani da una parte e sloveni dall'altra, con dei metodi, delle abitudini, delle situazioni anche alle spalle completamente diverse, è difficoltoso e ci si deve lavorare sopra, e noi ci siamo riusciti, devo dire. Quindi la buona riuscita di un progetto di questo tipo parte e nasce dal rapporto che si instaura tra i partner. Se il rapporto è buono, è proficuo, il progetto ha delle ottime possibilità di raggiungere i suoi risultati. Altrimenti si rischia di dover perdere tantissimo tempo, in questo caso è proprio tempo perso, solo a mettere a posto i Sì, problemi che possono a nascere tra i partner. limare le sì. Dopodiché, in questo caso, c'è stato un'ulteriore differenza che si è dovuta superare, il fatto che sono stati selezionati giovani musicisti che provenivano dai conservatori italiani e dall'Accademia di Musica slovene. Giovani che non si conoscevano prima del progetto, sono stati selezionati, sono stati costituiti questi ensemble misti transfrontalieri, dove in ognuno di questi C'era ensemble c'è un. almeno un musicista italiano e un musicista Se no non sloveno. avrebbe avuto senso Non farli. sarebbe stato un Non progetto sarebbe. Sì, trasfrontaliero. no, a parte sì. Non. Dal momento che è proprio un progetto di cooperazione trasfrontaliera, non possiamo, anche qui il programma proprio Italia-Slovenia ha avuto un'evoluzione in questo senso. Nelle prime programmazioni, anni fa, era sufficiente perché ci fosse un carattere di trasfrontalierità avere anche dei progetti specchio. Ah, ho Io capito. facevo una cosa in Tu Italia, la il partner la facevi. faceva in Slovenia, facevamo la stessa cosa ognuno a casa nostra, e quindi c'era un elemento di trasfrontalierità. Ovviamente, essendo ormai alla quarta edizione di questo programma, e anche il concetto di trasfrontalierità è evoluto in senso positivo, e oggi per avere una trasfrontalierità non è sufficiente che un partner faccia a casa sua la stessa cosa che un altro partner fa Sennò si dall'altra potrebbero parte. fare anche, dire, progetti di questo genere, anche, che ne so, col Burundi. Esatto, no, no, non ci sarebbe questa Ah, c'è caratteristica. una cosa che volevo chiederle. Quando si parla, Trieste è una realtà che è un po' complessa quando si parla di iniziative trasfrontaliere, eccetera. Per fortuna, quando queste iniziative riguardano i giovani, le chiusure che per certi aspetti ci sono, che per certi aspetti ci sono ancora e che per altri aspetti sono anche, se non giustificabili, comprensibili o se non comprensibili, giustificabili. Però, insomma, quando si parla di giovani, in genere, non ci sono irrigidimenti. Voi siete a Gorizia, se non mi sbaglio, adesso non vorrei. Noi abbiamo avuto fino a 15 giorni fa la sede legale a Staranzano, però appunto da 15 giorni ci siamo trasferiti a Udine.
Ah, quindi ho capito, oggi quindi. di fatto abbiamo la sede a Udine. Ecco, però allora Ma le non pongo lo cambia, stesso, non cambia, aveva non capito dove cambia, volevo arrivare, no? non cambia. Nelle altre zone della regione c'è ancora questa sorta di, diciamo, irrigidimento, perché qualcuno potrebbe anche utilizzare altri termini, ma insomma, quando si tratta di guardare alla possibilità di lavorare assieme alla Slovenia. No, io questo non l'ho trovato, perlomeno non l'ho trovato in questo settore, assolutamente. Noi abbiamo appunto fatto lavorare insieme sia dei giovani musicisti, ma sia anche dei professori. E poi quello che ha detto anche lei, sono anche i partner che debbono andare d'accordo, per cui. Quindi anche i professori, perché i ragazzi sono stati formati e sono state realizzate queste masterclass da due docenti, uno del Conservatorio di Trieste, il professor Turin, e uno dell'Accademia Musicale di Lubiana, il professor Lorenz, che hanno tra loro lavorato insieme molto bene. I due direttori artistici hanno lavorato insieme, i ragazzi hanno lavorato insieme. E un aspetto che è quello che, pur questo essendo un progetto di modeste dimensioni, però ha raggiunto un risultato che a mio avviso è molto importante, devo dire ci dà anche con un po' di orgoglio molta soddisfazione. Abbiamo tre di questi ensemble costituiti da questi ragazzi che hanno continuato a suonare insieme e sono stati chiamati a suonare anche in diverse località come Lubiana, Venezia e il Friuli Venezia Giulia, dopo la fine praticamente dei concerti del 2014. Beh, questo è anche abbastanza importante, perché questo è bello, significa perché che, sì, dimostra che c'è un seguito, che il progetto ha dato dei risultati, cioè che vanno al di là del progetto del finanziamento stesso. Del progetto stesso. Ci sono stati degli diciamo così, degli autori privilegiati, parlando proprio, entriamo in un discorso più prettamente musicale, ci sono stati degli autori privilegiati, e se sì, a seconda di determinate impostazioni, e oggi è venerdì, abbiate pazienza, qua uno arriva anche stanco, a seconda di determinate impostazioni, o tutto sommato non c'è stato questo tipo di ragionamento? Per quanto riguarda i programmi musicali, ovviamente questi sono stati concordati tra i ragazzi e i docenti che li hanno seguiti, i professori che citavo prima. Abbiamo avuto però l'idea, che poi si è concretizzata, di andare a far realizzare dai ragazzi degli ensemble quattro brani inediti, quattro composizioni inedite, che sono state scritte da quattro altrettanti ragazzi dei conservatori e delle accademie, appositamente per il progetto ECOS. Quindi questo è stato un elemento, diciamo, molto importante dell'edizione 2014 del Festival. Anche, soprattutto anche lo spazio che viene dato anche ai compositori, anche alle, diciamo così, agli inediti, in una realtà dove appunto c'è bisogno di dar spazio anche a queste. Soprattutto ai giovani. Soprattutto ai giovani. Ci sono adesso, dunque, ancora due concerti, se non mi sbaglio. Allora, intanto chiedo alla regia se può mettere in sovrimpressione l'indirizzo di posta elettronica e anche un numero di telefono a cui si può chiamare, credo, per il concerto in programma Udine, no? Se non sì. mi sbaglio. A Udine, che è il 19? Il 19 aprile. Sì, ok. Domenica, non dopodomani, ma la prossima. Normalmente in tutti questi progetti di cooperazione transfrontaliera, alla fine del progetto si organizza una cosiddetta conferenza finale, che è un momento in cui si tirano le somme dei progetti, dei risultati raggiunti. Noi, avendo un progetto che trattava la musica come elemento fondamentale, abbiamo deciso di organizzare questa conferenza finale in due parti sostanzialmente: la prima in Italia il 19 aprile, la seconda a Nova Gorica il 21 aprile, con due concerti, in quanto ci sembrava un naturale corollario. Sono due concerti diversi? Progetto. Sono due concerti diversi, che hanno però una matrice comune e un obiettivo comune, quello di portare sul palco i migliori ensemble che hanno suonato durante i due anni del festival. Quindi i professori hanno selezionato tre ensemble che si succederanno sul palco nella prima parte del concerto il 19 aprile al Palamostre di Udine,
Per il concerto di Nova Gorica invece ne sono stati individuati quattro. Nella seconda parte del concerto a Nova Gorica ci sarà un cosiddetto gruppo libero che si esibirà, Però a mentre Udine c'è una. invece a Udine abbiamo avuto, devo dire, la grande disponibilità da parte dei solisti veneti con l'ensemble Vivaldi diretto dal maestro Scimone, che hanno accettato di eseguire la seconda parte del concerto accompagnando due soliste che sono due delle ragazze che hanno suonato in ECOS e che quindi sono state selezionate durante il progetto, che sono Valentina Danelon e Antilena Nicolazis, la prima al violino, la seconda al pianoforte, e questo per noi è un modo, è forse uno dei migliori, per proprio riuscire a valorizzare questi giovani musicisti che Cioè, di hanno avere la partecipato al possibilità anche progetto. di esibirsi assieme ai solisti veneti, credo che sia qualcosa di. Sì, infatti sono molto E ben contente credo. entrambe. Il programma di loro, il programma di questa parte del concerto sono musiche di Tartini, Mozart, adesso sicuramente pronuncerò male, ed è Sarasate. Sarasate, Ho detto Sarasate. giusto? Sì. No, non so. Di dov'è questo? Chi è? Non l'ho mai sentito, chiedo scusa della mia crassa ignoranza, per dire la verità. Compositore vissuto tra il 1844 e il 1908, Ma è preciso, tra il 44 e il 1909. che in questo caso verrà eseguito un brano proprio scritto per due violini e archi, e quindi sarà proprio uno dei brani specifici. Per questo concerto di domenica 19 aprile alle 20:30 al Teatro Palamostre è necessario prenotarsi. Sì, in quanto proprio per la presenza dei solisti veneti contiamo di avere un pubblico numeroso, e quindi l'invito a tutti è quello di effettuare la prenotazione attraverso appunto il numero di telefono che vedete in sovraimpressione o l'indirizzo di posta elettronica, proprio per permetterci di organizzare al meglio l'evento del 19 aprile. Quello di Gorizia invece si tiene martedì 21 aprile alle 20 al Kulturnidom, e anche in questo caso l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, eccetera. Tutti i concerti del progetto ECOS, proprio grazie anche al fatto che possiamo realizzare questo progetto grazie a un contributo della Commissione europea e del nostro Ministero per lo Sviluppo Economico, sono stati e quindi anche i concerti finali sono a titolo gratuito. Il progetto finisce, no? C'è la possibilità poi di, ecco, quando un'iniziativa di questo genere arriva a conclusione, può, come si dice, può tornare, ci sono delle possibilità, può essere, come dire, ripresentata in altro modo, oppure, magari se è vero anche, per esempio, che qualcuno potrebbe anche dire che può idealmente continuare se continua la possibilità per questi tre gruppi che lei ha citato prima di andare avanti e di continuare ad esibirsi, è come se il progetto andasse avanti per certi aspetti. Però appunto c'è la possibilità di tirar fuori qualche cosa d'altro? Sì, diciamo che appunto il progetto può proseguire in diverse direzioni e in vari modi. Un modo sicuramente attraverso il quale il progetto trova una sua prosecuzione è il fatto che alcuni di questi ensemble continuano a suonare insieme, e noi stessi, come associazione Progetto Musica, abbiamo già in programma di invitare alcuni di loro a suonare nell'ambito del festival che noi organizziamo ormai da 17 anni, che è il Festival dei Suoni dei Luoghi. Ah, ma come no? E quindi sicuramente verranno chiamati ad Anche quel festival esibirsi. ha un nome che è un po' difficile da Sì. pronunciare per certi aspetti. Nei Si rischia suoni di dei luoghi è un po'. impappinarsi. Sì, è E un po' così, ma insomma. questo è sicuramente un aspetto molto importante. E per quanto riguarda un'eventuale prosecuzione del progetto, nel corso di quest'anno dovrebbero uscire i bandi sul nuovo programma di cooperazione Italia-Slovenia, sul nuovo periodo di programmazione, e noi contiamo di ripresentare un progetto che ricalchi ECOS.
con però l'introduzione di alcuni elementi innovativi che sono necessari, perché questi Certo. programmi difficilmente possono finanziare due progetti uguali Anche in perché due nel diversi, frattempo si evolve un po' tutto quanto, evolvono. per cui E stiamo lavorando proprio per questo e quindi per inserire alcuni elementi molto importanti di innovazione, di ricerca e di attenzione alle categorie più deboli, nel senso che stiamo elaborando un progetto che preveda il coinvolgimento insieme a dei musicisti, sia italiani che sloveni, vedenti, anche a dei musicisti ciechi. E questo comporterà ovviamente tutta una serie di ulteriori attività, analisi, ricerche e quant'altro per poter rendere realizzabile un progetto di questo tipo. Nei sogni dei luoghi quando torna? Quest'estate. E quest'estate, come sempre, inizieremo a fine giugno. Boh, viene a parlare, torna a trovarci Molto così ne volentieri, parliamo. molto C'è Barbara volentieri. Candotti che poi tiene i contatti con noi, per cui ci affidiamo a lei che siamo in buone mani. Allora, io ringrazio, siamo in chiusura, siamo, sì. Io ringrazio Loris Eletto, che è il direttore in generale dell'associazione Progetto Musica, che ha dato vita al progetto ECOS, e vi ricordo i due ultimi concerti a Udine domenica 19 aprile alle 20:30 al Palamostre, e 2 giorni dopo, il 21 di aprile, a Gorizia al Kulturnico. Nova Gorica, Nova Gorica, chiedo scusa. scusa, ho sbagliato. Vede? Sennò poi la gente rischia di Va dall'altra parte, trova chiuso. A andare. Nova Gorica, allora ricordatevi, il giorno 21 alle ore 20. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro e complimenti per questa iniziativa. Grazie a voi. Pubblicità, poi giriamo pagina. Parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Loredana Rossi, che è assessora alle politiche sociali del comune di Muggia. Buonasera assessore, Buonasera. grazie per essere venuta a trovarci. Con la dottoressa Rossi parliamo di una realtà molto, molto positiva, molto bella, che è Casa Benussi. È un lascito, no? Intanto. Sì. E diciamo che tutto nasce nel 2010. Il signor Benussi, che aveva un figlio che aveva una anche grave disabilità di tipo psichico, ha deciso, alla morte del figlio, di lasciarci, in assenza di altri eredi, di lasciarci questo immobile, che è un immobile in centro storico a Muggia, quindi fatto, no, da più piani. E quindi un immobile che non si prestava completamente all'uso che doveva essere destinato, e che quindi aveva necessità di una serie di adeguamenti. Il signor Benussi desiderava appunto che quello spazio diventasse uno spazio per i giovani, e uno spazio per i giovani che erano in difficoltà, quindi anch'essi con delle disabilità come aveva suo figlio, appunto. E quindi vi ha regalato, insomma, poi Sì, nei ci ha termini ci donato adonato. questa proprietà, e naturalmente per renderla operativa abbiamo dovuto come adeguarla da un punto di vista architettonico per eliminare tutte le Barriera, che è barriere del il solito solito. discorso. E adesso a che punto siete? È a posto? E già funziona secondo i Oggi desideri? funziona, da oggi funziona proprio secondo tutti i desideri appunto del signor Benussi. E anche l'altra estate abbiamo, come dire, messo in lavoro quella struttura, perché insomma si poteva ancora fare con delle attività minori, ma da adesso, avendo tutti gli adeguamenti strutturali, può diventare effettivamente quello che deve essere in sostanza. Come verrà poi strutturata, diciamo così, quando sarà, come dire, Diciamo attiva che avrà diverse completamente? funzioni, sarà prima di tutto, ed ha diverse funzioni, e sarà prima di tutto un polo educativo per i bambini che noi come servizio sociale seguiamo, che hanno delle situazioni così, noi chiamiamo di disagio, disagio che deriva
da disturbi specifici dell'apprendimento, disagio che può essere anche di natura familiare, e quindi hanno bisogno di uno spazio autonomo in cui sviluppare sia di attività di supporto alla scuola, certo, ma anche attività ricreative, gioco, insomma, ludiche, eccetera. E quindi è quello che secondo me è più significativo, che questa è una casa e ha tutte le caratteristiche della casa, non è uno spazio neutro, magari molto funzionale, magari estremamente, no? E, ho capito quello che intende, cioè, sì, c'è una dimensione anche, sì, delle, come si può dire, dei luoghi, dei vani, delle stanze che sì, è, non rende, non dà l'idea, adesso è una parola brutta, non dà l'idea né della scuola né dell'istituto, sì, esatto, mettiamolo così, né del, sì, nel centro di accoglienza, sì, ecco, mettiamola, sì, mettiamola così. È una casa, un ambiente familiare con una cucina, quindi si potranno fare anche esperienze di tipo culinario e quindi loro potranno così viverla a pieno, ecco. E avranno anche tutto il supporto da parte degli educatori che li ascolteranno, che gli daranno tutto il supporto a loro necessario. Quali età sono, è destinata a giovani e adolescenti, per lo più ragazzi, diciamo, dalle medie in su. Dalle medie in su. Dalle medie che, in il momento, su. Che è il periodo più difficile, che insomma, in ogni caso. Che è il periodo più difficile e su cui è importante anche sapere intervenire in maniera diversificata rispetto a quello che si fa con i bambini più e piccoli. Con quelli più grandi, sì, che hanno tutto. Certo. Sì, credo sia veramente l'età più difficile da cogliere, anche perché qualcuno a 14 anni per tutta una serie di cose può essere più cresciuto, qualcuno può essere ancora meno cresciuto, ma credo che sia veramente un periodo ricco per certi aspetti ma molto difficile per altri. Sì. Immagino, dottoressa, che un lascito del genere, un regalo di questo, del genere per in questi momenti particolari e per una realtà come quella di Muggia, che è una realtà, insomma, relativamente piccola rispetto, certo, rispetto a Trieste, ma insomma voglio dire, credo sia un regalo incredibile, insomma, no? È un regalo importante, un regalo che ha significato per noi proprio riuscire a dare, no, una dimensione diversa a tutta una serie di attività che noi attiviamo. Uno degli scopi importanti poi di quella struttura, che non va dimenticato, è quello di essere uno spazio per quello che nel linguaggio dei servizi sociali viene chiamato il dopo di noi. Ah, certo, sì. Il dopo di noi vuol dire riuscire a dare la possibilità a giovani con delle disabilità di sperimentare l'autonomia. In questo senso la casa ha questo ruolo, sì, no? Quindi ci sarà anche la possibilità, per esempio anche nel periodo estivo, di programmare, in cui magari certe attività non ci sono, ecco, di programmare dei periodi, possono essere 15 giorni, 10 giorni, in cui dei giovani hanno la possibilità di vivere in autonomia e sperimentare appunto le proprie possibilità e come dire, sperare in un dopo di noi, cioè in una piena indipendenza, in una piena autonomia, quando poi questi ragazzi diventeranno adulti e si spera appunto riusciranno ad avere anche un lavoro e un'occasione. E quando poi, questo è triste dirlo, quando poi la famiglia non potrà, certo, sempre essere, non di, potrà di, essere. E credo che questo sia il ragionamento più terribile, che le famiglie che appunto hanno questi problemi debbono fare, e veramente penso sia qualcosa di molto particolare. Mi pare di capire che negli ultimi anni, no, ove possibile logicamente, sia un pochettino cambiata anche il concetto di, chiamiamo, assistenza, no? Cioè si cerca sempre più, ove possibile, di insistere anche su una possibile conquista di autonomia da parte
dei ragazzi in difficoltà, cioè non soltanto di aiutarli, o quantomeno sì di aiutarli, ma in una prospettiva che li porti a gestirsi da soli il più possibile. Sì. Sì, sì, diciamo che questo è in effetti l'obiettivo, no? Il vero obiettivo delle politiche sociali e assistenziali, no? Non l'assistenza in sé per sé, ma un'assistenza che ha una spinta, no? Proprio per, è giusto, perché è giusto riconoscere a questi ragazzi queste possibilità, la possibilità di essere uomini e donne in un futuro. Pienamente uomini e donne, insomma, no? Quindi con tutta una gamma di possibilità e di occasioni che loro devono poter cogliere e poter vivere. Insomma. E una realtà come Muggia, no? Sì. È più facilitata ad intervenire in determinate circostanze proprio perché numericamente più piccola, sì. Quindi si può immaginare, sì. Oppure fondamentalmente le problematiche sono comunque no, siamo ha, in una ha capito sì, ho capito. E noi in realtà, proprio perché siamo una realtà piccola, pensate comunque noi come comune di Muggia in realtà siamo inseriti in un ambito, quindi parlo per Muggia ma anche in parte per San Dorligo della Valle, che è, diciamo, che, perché insieme costituiamo l'ambito 1.3. E mi pare che anche con l'ATER c'è qualche cosa di simile che vi spinge in qualche modo ad aggregare. Ma non so, forse ho detto una sciocchezza, chiedo scusa. No, ho detto una sciocchezza, chiedo scusa. Noi riusciamo, proprio perché siamo una realtà piccola, ad attivare nei confronti dei minori soprattutto e tutta una serie di interventi mirati anche alle situazioni che non sono gravissime, no? Sono proprio le situazioni che noi chiamiamo disagio, con degli interventi che vogliono essere il più possibile preventivi, ah, ho capito. Puntuali e con sempre in collaborazione con la scuola. Il fatto che abbiamo due istituti comprensivi sui nostri territori, è chiaro che rende in qualche modo Muggia e San Dorligo in una situazione privilegiata, cioè è molto facile relazionarsi con le scuole, è molto facile capire anche dalle scuole stesse se ci sono delle difficoltà o delle situazioni che possono diventare significativamente preoccupanti magari in futuro, e quindi questa collaborazione che si nutre anche di rapporti umani ormai, diciamo, consolidati sì, e ci dà questa possibilità di intervenire, secondo me, bene e anche significativamente da un punto di vista anche delle ore che mettiamo che mettete a disposizione. Sì. Cioè, ecco. Io so che il sindaco Nesnatek è sì. molto attento a tutte le possibilità che arrivano, e quindi ci colleghiamo indirettamente, se vogliamo, con quello di cui abbiamo discusso anche prima, alle possibilità di collaborazioni eccetera che arrivano anche dalla posizione stessa di Muggia, no? Cioè a essere a un paio di metri dall'ex confine eccetera. Anche per quello che riguarda il suo ambito ci sono in piedi sì. delle collaborazioni, diciamo, transfrontaliere? E direi se sì, proprio di sì. Abbiamo da poco, diciamo da un anno, ultimato un progetto di cooperazione transfrontaliera che vedeva l'ATER. Ah, forse è quello allora. Che vedeva l'ATER, diciamo, come lead partner, e come il comune di Muggia fra i partner principali appunto del versante italiano, e dall'altra parte c'era il comune di Capodistria e l'università del litorale. Sì, è questo allora. Ecco, e in quel progetto, che era un progetto di inclusione sociale, si sono tentate nei due territori, quello di Capodistria e quello di Muggia, delle sperimentazioni di inclusione sociale proprio puntando su micro territori quali per esempio Zindis per quanto riguarda Muggia. C'è ancora quella bella mostra, no? Fotografica
sul progetto Zindis, di cui abbiamo parlato qua due settimane fa. Ecco. E diciamo che quell'esperienza lì è in qualche modo un'emanazione di, no, un proseguimento di un lavoro che viene fatto proprio su quel territorio che continua dopo il progetto europeo. Quando si parla di, dei problemi di cui lei si occupa, no? Il luogo ha posso dire, non ho, no, cioè, i problemi sono sempre gli stessi dappertutto oppure cambiano a seconda anche della, non credo tanto della grandezza, ma comunque che ne so, può essere anche che in una zona ci siano problemi di un certo tipo piuttosto che, piuttosto che di un altro tipo. Ha senso come domanda oppure siamo in un momento in cui le problematiche quelle sono, che ci sia il mare, che ci sia il monte, non c'è tutta questa differenza? Allora, diciamo che da una parte la situazione la situazione è grave, nel senso che la crisi e i problemi derivati dalla crisi, che sono il problema della mancanza della casa, della mancanza del lavoro, di avere sempre meno strumenti, meno possibilità per offrire qualcosa ai cittadini, diciamo che la tentazione in un frangente di questo genere è quello di badare soltanto alle cose contingenti. Ecco. In realtà, a mio parere, bisogna proprio resistere a questa tentazione e provare a fare un lavoro che sia anche diversificato, perché è giusto rispettare quelli che sono i bisogni come dire, delle persone che magari vengono da noi, ragionando proprio sul fatto che i bisogni sono diversi, le persone sono diverse, i territori sono diversi e quindi le situazioni che noi ci troviamo ad affrontare sono diverse. Se noi vogliamo appunto che l'assistenza non sia un mero strumento in cui noi diamo, diamo questi soldi così, no? li doniamo, eccetera, e facciamo invece in modo che le persone trovino in sé la forza per uscire dalla loro situazione contingente, no? Dalla loro difficoltà, non si può se non attraverso un ragionamento molto mirato, molto personale, molto individualizzato. E anche le politiche territoriali di tipo sociale non possono se non, che non tener conto della popolazione, della cittadinanza che vive quel luogo. Perché noi abbiamo situazioni diverse. Yes. Zindis ha un problema, per esempio, di persone molto anziane che ci vivono, veramente, se Trieste è una delle città più anziane d'Italia, Zindis è ben più basso. Ecco, però se andiamo in altri, diciamo, aree della Ter, per esempio, la popolazione è ben diversa, ci sono piccole zone appunto di case dell'Ater dove prevalgono le famiglie con bambini. Certo. E lì abbiamo tutte altre problematiche da affrontare, no? E quindi se si vuol fare un progetto mirato che tenga conto di queste micro zone, bisogna tener conto delle persone che abitano. Sì. Senta, quando si lavora nel suo ambito, no? Dove nella maggior parte dei casi, insomma, si aiutano le famiglie anche per l'indispensabile, insomma, no? Immagino anche che poi si debba garantire, soprattutto dove ci sono dei bambini, anche, non voglio dire il superfluo, però, insomma, voglio dire, un bambino, sì, deve essere aiutato se ha necessità a vestirsi, deve essere aiutato, non so, con i quaderni, però io non posso pensare ad un bambino che non giochi, che non abbia questo tipo di, anche questo tipo di possibilità. Beh, noi con il servizio educativo territoriale, di cui fa parte anche Casa Benussi, andiamo proprio anche a rispondere a questo tipo di esigenze. Quindi organizziamo anche centri estivi,
mirati per questi bambini che magari non hanno neanche la possibilità di uscire da casa o che altro. E questi centri estivi possono, hanno, cioè, di solito vengono fatte attività le più varie, dall'andare nelle fattorie, quindi vivere, no, a contatto con la terra, a prevedere delle uscite, dei pernottamenti fuori, quindi dare a questi ragazzi delle occasioni di vita conviviale, ricreativa, che possono non avere in famiglia. Certo. Ed è, direi che è altrettanto indispensabile, sì, che garantire lo stretto necessario, sì, insomma. Parliamo adesso, ci abbiamo alla conclusione, ho lasciato per ultimo questo argomento, l'avevo accennato, sì, poco dopo, anche di queste questioni che riguardano l'ISEE, no? Noi ce ne occupiamo molto a Trieste, perché poi, voglio dire, è anche più semplice, però immagino che la questione si stia affacciando anche a Muggia in qualche modo, no? E sì, lei mi diceva prima che ci sono, forse su questo magari non riflettiamo mai troppo nemmeno noi, che ci sono diversi tipi di problematiche, alcune delle quali si potranno valutare soltanto quando si avrà un numero sufficiente di valutazioni in pratica. Sì, sì, abbiamo bisogno di capire come si modificheranno sostanzialmente gli ISEE e per vedere se, per esempio, persone che adesso hanno diritto di accesso a determinati servizi in futuro riusciranno anche ancora ad avere questi servizi, perché questa valutazione ci porterà a dover ricalibrare tutta una serie di strumenti che noi abbiamo, su cui facciamo riferimento per offrire questi servizi. Quindi i regolamenti probabilmente dovranno essere modificati, dovranno essere adeguati anche quelli dei servizi educativi e non solo quelli dei servizi sociali. Cioè, bisognerà capire, ecco, perché questo nuovo strumento dell'ISEE vuole in qualche modo scoprire un po' tutto quello che è l'aspetto reddituale di una famiglia, e andando anche a snidare le cose più particolari, sì, soprattutto vuole conteggiare quello che già la famiglia riceve. Perché questo era un aspetto, il vecchio ISEE aveva tantissimi problemi. Primo, una gran facilità ad essere aggirato. Sì, ho capito. E questo per esempio i servizi educativi, non tanto i servizi sociali, perché i servizi sociali fanno una valutazione molto puntuale, molto precisa della situazione, no? Prima di offrire, certo, dei servizi. Ma i servizi educativi, che lavorano su una stratificazione, no? Quindi a tappeto, solo utilizzando lo strumento ISEE per valutare in che maniera aiutare le famiglie, in realtà quello strumento non era adeguato. Lei è in capo tutte e due? Sì, ah, io in capo tutte e due. Invece adesso, da quel che ho capito, sarà in questo nuovo ISEE, le famiglie dovranno anche evidenziare tutto quello che già ricevono dai servizi sociali, tutto quello e che giù, ricevono. Adesso, al di là, quindi vanno a creare un ventaglio di situazioni anche. Sarà molto complicato, in effetti sarà molto complicato, sia per le famiglie che sì, anche dopo per voi, insomma, e anche poi, per insomma, noi, sì. C'è stata già una levata di scudi comprensibilissima da parte delle associazioni dei diversamente abili, i quali dicono non si può pretendere che l'assegno di accompagnamento sia conteggiato, no? Sia conteggiato. Adesso, francamente, mi sembra che... Allora, diciamo così, questo è il punto, no? L'ISEE che ci arriveranno terranno conto di tutte queste contribuzioni, e quello che si dovrà fare sarà adeguare gli strumenti, calibrare, esatto, tutto quanto, i nostri regolamenti, in modo tale da tener conto che quell'ISEE
no, cioè che quella persona ha comunque diritto a un aiuto a fronte anche di un assegno di accompagnamento, quant'altro. Dipenderà appunto dalle, insomma, bisognerà rifare un po' tutto. Ecco. Ultima domanda su questo, poi dopo sì, ci salutiamo riparlando ancora di Casa Benussi. Lei è, insomma, secondo lei è fonte di, non di preoccupazione né di allarme, ma mettiamola di attenzione però, no? La realtà che potrebbe venirsi a creare quando ci saranno appunto tutte le nuove valutazioni e tutte queste cose qua, oppure fondamentalmente ci sono ulteriori strumenti, magari si attiveranno ulteriori strumenti per cercare di smussare anche gli effetti del nuovo disegno? Un po' presto per dirlo, forse. È un po' presto, sì, perché non abbiamo ancora una, sì, non c'è misura. Ecco, solo una cosa, questo nuovo ISEE prevede per esempio anche la possibilità di avere anche degli ISEE temporanei, cioè le persone che hanno una situazione immediata di necessità per la perdita del lavoro potranno con questo nuovo strumento andare immediatamente a un CAF e chiedere questo ISEE temporaneo e portarlo, perché sarà uno strumento comunque riconosciuto, portarlo negli uffici e aver subito riconosciuto quella loro situazione di difficoltà, perché adesso, fino adesso, siccome gli ISEE si riferiscono a 2 anni prima sostanzialmente, sì, noi avevamo delle persone che sapevamo essere in grandissima difficoltà, ma che in realtà non riuscivamo ad aiutare proprio perché l'ISEE non riconosceva quella situazione di fatto. Questa è una buona cosa, su tutto il resto dovremo molto lavorare. Bisogna lavorare. Allora, ricordiamo, non abbiamo detto l'indirizzo di Casa Benussi, che è in Calle Montalbano, insomma, Calle Montalbano 8. Al numero 8. E eventualmente per usufruirne cosa c'è? Si viene in assessorato? Come ci si può informare? Ma i ragazzi che usufruiscono sono tutti all'attenzione. Certo. Sono tutti in carico ai servizi. Quindi insomma. Sapete già a chi. Allora, io ringrazio moltissimo la dottoressa Loredana Rossi, che è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Muggia. Buon lavoro, perché mi pare che insomma è l'augurio migliore che si possa fare a tutti in questo periodo, fra l'altro. Dopo la pubblicità giriamo pagina, torniamo ad occuparci di musica assieme a Fedra Florit dell'associazione Chamber Music. Ultima parte di Trieste in diretta, come annunciato torniamo a parlare di musica, lo facciamo assieme alla professoressa Fedra Florit, che è il direttore artistico, non io sbaglio sempre. Sì, io preferisco, mi pare meglio. Dell'associazione. Forse è sbagliato però. Perché? Ma perché dicono che bisogna coniugare al femminile, eccetera. Ah, no, io pensavo la direttrice, la direttrice. Basta che ci non dice sia direttora, che è la cosa peggiore. Comunque, insomma. L'anima dell'associazione Chamber Music, mi pare che su questo possiamo anche metterci. Tra l'altro, io chiedo scusa, siccome prima ho fatto una di quelle figure che a me dà fastidio fare, no? Però ogni tanto, poi c'è il caso di, ne parlavamo prima di questo compositore De Sarasate. Sarasate. Ecco, volevo sapere solo come si pronunciava. Sarasate. Ed è da dove salta fuori? Cioè, di dov'è? È un compositore spagnolo, francese, ma che è soprattutto molto noto per queste pagine, diciamo, salottiere legate al violino, in particolare qualcosa di particolarmente fruibile. Io chiedo scusa se introduco questa nota, ma insomma penso che sia il caso anche, lei insegna il Tartini, sappiamo che ultimamente c'è stato questo incidente che ha privato il Tartini di questo giovane artista, e credo che insomma tutte le volte in cui se ne va un giovane è una sconfitta in ogni caso. Immagino poi che da voi l'avrete vissuta ancora peggio, anche per voglio dire, per quello che questo ragazzo prometteva e aveva già, tra l'altro,
come dire, ma più che mantenuto, insomma, no? Era un ragazzo che faceva il biennio da noi, che aveva studiato a Venezia, ma che soprattutto si era integrato molto bene con un gruppo, con il gruppo degli studenti degli archi, no? Quindi insieme a Per Archi, quartetto. E quindi questo, soprattutto sui ragazzi, li ha segnati moltissimo, sono quelle cose che lasciano davvero senza parole, proprio senza parole, perché l'elemento visivo, che poi è l'elemento dell'incidente, no? Così improvviso, poi era bagnato, dicono che forse correva, insomma tutte cose che si può dire adesso, ma insomma è quello che si rompe improvvisamente, certo. Il rapporto con gli amici, non parliamo della famiglia ovviamente, figurarsi, una tragedia che ci ha fatto accaponare la pelle davvero. Okay. Usciamo allora dalla questione e trasferiamoci idealmente al salotto cameristico. Sì, ci spostiamo al ridotto del Teatro Verdi. Undicesimo anno, undicesima edizione. Undicesima edizione, ma questo è il nostro 20° anno d'attività e quindi noi dovremmo teoricamente essere tutto il giorno con il bicchiere in mano a festeggiare. In realtà poi non è così, comunque è così, idealmente un momento così, di dai, orgoglio, insomma, sì. Beh sì, notevolissimo. E per quanto riguarda il salotto cameristico è all'undicesima edizione, perché è nato prima il Festival Pianistico e prima ancora c'erano altri cicli, tipo il Poker d'Assi, premiatissimi, altri cicli di concerti, in gran parte sempre legati ai giovani, ma anche con dei grandi maestri. E difatti quest'anno inauguriamo il 20 di aprile proprio con il quintetto d'archi dei Berliner, e in questo caso sono proprio dei grandi maestri che tornano da noi dopo 3 anni. Ci erano piaciuti tantissimo quando avevamo fatto assieme il progetto legato alla sonata Kreutzer. E quindi avevamo così previsto di dedicarci a Dvořák, che ha scritto questo quintetto originale con il contrabbasso, che è rarissimo da eseguirsi. E siccome appunto il quintetto d'archi dei Berliner come formazione base ha proprio la presenza del contrabbasso anziché avere un raddoppiamento della viola, per esempio, o del violoncello, ecco, in questo caso tutta la prima parte sarà proprio dedicata a questa pagina opera bellissima, che è l'opera 77 di Dvořák, mentre la seconda parte c'è un cambiamento improvviso, tutte pagine italiane, una sonata a quattro di Rossini, la terza suite delle antiche arie per liuto di Respighi, e poi alcune chicche come la fantasia Puccini, della sonnambula, Puccini, Crisantemi, sì, che c'è anche una versione per quartetto d'archi, e poi appunto Bottesini e Bazzini, con due pagine che sono particolarmente brillanti, anche perché mettono l'una al contrabbasso, l'altra al violino come solista insieme agli archi, in questo caso agli altri 3-4 archi. Ecco. Si chiamano, io devo dirlo perché, a parte che siccome tra un po', tutto bene, vado a Vienna, devo un po' fare esercizio, però è Philharmonisches Streichquintett, questa pronuncia. Però esatto, è una lingua musicalissima il tedesco. Sì, è vero. No, no, uno non ci pensa quando la sente. Tutta la lideristica è nata poesie in tedesco, e quindi questo significa molto. Difatti si perde moltissimo a non sapere il tedesco quando si lavora, sì, sulla lideristica. È qualcosa di... E secondo appuntamento 4 maggio, Schumann. Schumann Quartet. Sì, è un quartetto che si chiama Schumann, ma non nel nome di Robert Schumann, bensì per il fatto che 3 di loro, che poi sono 3 fratelli, si chiamano Schumann. Ah, ho capito. E sono di papà tedesco e di mamma orientale. Difatti li vedi, hanno questi nomi Eric, piuttosto, cioè nomi tipicamente tedeschi, e hanno gli occhi un po' a mandorla. E quindi è una cosa anche abbastanza curiosa. Sono 3 fratelli, fra l'altro. Sì, 3 fratelli bravissimi, accanto loro una violista, Randalu, e sono davvero un quartetto emergente, eccezionale. Ha vinto di recente il concorso a Graz per quartetto d'archi e poi il prestigioso concorso di Bordeaux. Adesso hanno avuto una borsa di studio eccellente, a proposito di tedeschi appunto,
come in Germania, sono in grado di dare un premio di 60.000 euro a un gruppo emergente come questo e anche offrire alcuni concerti. 60.000 euro vuol dire per loro potersi pagare una serie di masterclass, di studi, eccetera, eccetera, e poter avere il tempo e la mente calma, sì, da tranquillità, diciamo, sì, per riuscire a studiare il quartetto d'archi. Quindi è una cosa davvero, davvero eccellente, una fondazione tedesca proprio molto lungimirante, che investe nel vero senso della parola. Ma questo sui ci giovani. Porterebbe. Sì, ma restiamo sempre in Germania, perché anche l'appuntamento successivo, che anche qua presenta due fratelli, in questo caso sono due fratelli sloveni, fratelli Bogataj, e accanto a una pianista, in questo caso parliamo del Munich Artist Trio, che da noi all'ultimo concorso è arrivato secondo, quindi un premio anche prestigioso. E anche loro dalla Slovenia, pur essendo due archi magnifici, il violino e il violoncello, stanno studiando, perfezionandosi in Germania, stanno lavorando con questa pianista, adesso sono stati selezionati per il concorso di Osaka. E quindi anche in questo caso emergenti, senza questa borsa di studio, uh-huh, questo premio, come accennavamo adesso per l'altro quartetto, però anche loro hanno deciso di vivere in Germania. Ecco, quindi questo significa ancora molto, nonostante che il mercato e anche i giovani d'oggi si spostino con molta più facilità. Tant'è che oggi ci sono tanti orientali, tanti russi anche, che vivono anche in Italia, anche in Germania, che studiano da noi. Un po' meno in Spagna, ma in Germania e in Austria restano. Però si vede che forse la Germania ha anche la possibilità. Ha sempre avuto questa mentalità, questa attenzione per le borse di studio mirate, che quindi è assolutamente un investimento, no? 12 maggio, sempre di lunedì, è il quarto appuntamento con il duo Sollima Andaloro. Sì, il 18 maggio, questo è, scusa. Ah, chiedo, ho letto male io. Sì, il 18 maggio è proprio l'ultimo di questi quattro. In questo caso si tratta di due grandi maestri. Giovanni Sollima, violoncellista acclamato, violoncellista siciliano, ormai notissimo, fra l'altro ormai è diventato anche accademico di Santa Cecilia, nonostante sia piuttosto giovane. Lui ha anche un gruppo, i 100 violoncelli, che suonano un po' trasversalmente in tutto il mondo, e è in grado anche di percorrere repertori non più classicissimi, ecco, quindi poi anche improvvisa, fa le sue composizioni, compone, esegue. Ecco, è un elemento veramente vulcanico, fra l'altro, coinvolge moltissimo chi sta attorno a lui, è un piacere ascoltarlo. E accanto a lui un altro siciliano, che è Giuseppe Andaloro, che noi abbiamo avuto più volte anche al Festival Pianistico, un pianista italiano che indubbiamente ha vinto quanto di meglio si potesse vincere. Sì, per crearsi una grande carriera pianistica internazionale. Ecco, e loro si sono trovati, si trovano anche molto bene assieme, fanno anche programmi un po' particolari. In questo caso partono da qualcosa di lontano, da noi, da Download, per dopo arrivare a Bach, uno dei figli di Bach, e poi il repertorio più usuale per noi che amiamo la musica classica, con l'ultima sonata di Beethoven, la sonata di Debussy e quella di Shostakovich. Sì. Quindi sono quattro appuntamenti che coniugano due gruppi di grandi maestri, due giovanissimi, e poi concluderemo a settembre, perché ci agganciamo così al Premio Trio di Trieste, che a maggio avrà il primo momento di selezione su DVD nell'auditorium della RAI a Trieste, appunto, e poi a settembre nello stesso auditorium si svolgeranno le prove eliminatorie e il concerto finale, il concerto dove ci sarà la proclamazione del vincitore, dove ci sarà anche un premio del pubblico, eccetera, si terrà proprio il 7 settembre, è l'ultimo concerto di questo gruppo dedicato alla musica da campo. Sempre al Ridotto del Verdi, il concerto. Alle 20:30, sì. Volevo, poi è bello quando io ho la possibilità di parlare con la professoressa Florite, perché poi parliamo anche di qualche altra cosa collegata sempre alla musica. Io ho visto su questo canale, che secondo me è un canale meritorio di Sky, che è Classica, il numero 138, secondo me dovrebbe essere messo in chiaro. Sono assolutamente d'accordo con te, perché ci sono delle cose incredibili. Sì. In questo, io ho visto 2 settimane fa una cosa di una semplicità
che potrebbe sembrare adesso rivoluzionaria, Sandro Bolchi ed Enzo Biagi hanno piazzato due telecamere e credo due microfoni durante una cena degli amici del Loggione della Scala. Io che non sono un grande competente di queste cose, però sono rimasto per l'intera durata del programma, era circa una quarantina di minuti, a seguire queste affascinato da questa cosa, pensando anche che se questo, dal momento che si trattava di una replica Rai, e credo fosse datata 1980, primi anni 80, anche a seconda dei nomi che si facevano, eccetera, beh, voleva dire che a quel tempo era anche possibile per la televisione di Stato, virgolette, educare i propri telespettatori anche alla musica. E il fatto, per esempio, che non esista nel nostro paese un canale dedicato, ma si debba andare a pescare cose musicali, a parte questo di Sky, ma voglio dire che si debba andare a pescare cose musicali sparse, nascoste, addirittura come gli easter egg dei DVD ogni tanto saltano fuori. Sì, adesso c'è qualcosa su Rai 5. Ecco, e quello questo è già buono. Sì, ma è vero. Però questo che stai dicendo, questo canale di Sky è veramente magnifico. Io ho visto uno di questi concerti con Simon Rattle, con tutti i ragazzi dell'orchestra venezuelana, questa formata da questi ragazzini incredibilmente piccoli e incredibilmente dotati, che poi bevevano dal gesto del maestro, lo seguivano a memoria, con la partitura a memoria, veramente impressionante. Poi ti immerge anche in certe registrazioni della Scala stessa, ma anche di alcuni festival estisi. Sì. No? Poi ci sono anche le lezioni per esempio di Bernstein. Beh, quelle sono state bellissime, sì. Bellissime. Anch'io ho rivisto alcuni momenti, mi sono detta, cipicchia, ora la capacità che aveva questo maestro, proprio anche in modo semplice di comunicare, di coinvolgere. Perché per esempio, lo diciamo sempre, ma non si finirà mai di dirlo, perché il nostro paese ad un certo punto, posto che l'abbia mai fatto, ma ha deciso proprio di, lo dico io, di strafregarsene dell'educazione musicale, soprattutto per i giovani, insomma. Si sono girati da un'altra parte, e questo purtroppo è un discorso triste e lunghissimo. Triste perché a un certo punto, quando inneschi un procedimento del genere, è difficile poi tornare indietro, perché la retromarcia è complicatissima. Hai abituato la gente a fruire cose così veramente molto meno consistenti, diciamo. Ecco, e la gente poi si abitua, diventa, certo, è un'escalation, no? Sempre alle cose più semplici, ma più banali, ma più stupidine, e andiamo avanti così. E dopo un gran bel concerto che comunque comunica, spiegato da una persona, beh, c'è stato un periodo che Muti ha fatto alcune di queste lezioni, cioè, qualche grande personaggio, adesso abbiamo meno grandi personaggi di una volta, sì, però abbiamo, non so, i Baricco, i grandi comunicatori, che sono lo stesso Piero Angela, che quando parlava, ha parlato di musica, dato che lui era jazzista, eccetera, ha veramente coinvolto le persone per andare a un pubblico più ampio, perché la musica in televisione deve riuscire a coinvolgere. Ma c'è il problema che, voglio dire, questa disattenzione, diciamo così, della scuola, però voglio dire, c'è il pericolo che tutto ciò vada ad erodere nuove generazioni di spettatori? Ma non c'è dubbio su questo, perché poi l'ultimo anello è questo. In questo momento abbiamo ancora anche a Trieste ha un pubblico attento, ha un pubblico anche educato, che ha educato alla musica, intendo ovviamente, ha avuto un'educazione in tempi passati, quando si faceva la musica in casa, la house music, quando si frequentavano di più i concerti, eccetera. Dopodiché adesso, mancando a scuola questa attenzione verso, mancando anche l'anello finale, cioè tu mandi tuo figlio a studiare in conservatorio e dopo, se sto tuo figlio ha veramente un talento, è da preoccuparsi, perché ti domandi cosa farà mio figlio in Italia
In Italia difficilmente farà qualcosa, purtroppo ormai diventa difficile anche negli altri paesi perché poi tendono a fare un po' di protezionismo e questo avviene in Francia, so per certo perché alcuni nostri studenti, ma viene, comincia a venire anche in Germania e quindi non è semplicissimo. E allora a quel punto lì hai gli studenti attuali del conservatorio che in buona parte frequentano anche l'università, facendo anche facoltà molto complicate, architettura, medicina, eccetera. Allora ti trovi ad avere a che fare con dei giovani che sono molto impegnati, ma talmente tanto impegnati che non hanno il tempo poi di svolgere tutti questi programmi. E quindi alla fin fine la sera sono stanchi morti, quindi vanno anche meno ai concerti. Cioè coinvolgi tutta una serie di pedine, no? Una serie di pedine e diventa molto triste. E purtroppo se non si riesce a mettere un freno, e questo penso che i teatri che hanno la forza delle masse, la forza di una struttura, eccetera, dovrebbero fare in maniera notevolissima, cioè far venire i giovani a teatro. Lì bisogna scegliere le musiche giuste, affascinarli, coinvolgerli, non possono uscire con un minuto di noia perché altrimenti non tornano più. E lì bisogna stare molto attenti. Sì. Quando poi peraltro adesso non c'è neppure più la possibilità, e questa secondo me è una cosa che a me non piace molto, di una volta delle opere, perlomeno di certe produzioni di opere, uscivano dei DVD, gli spettacoli venivano ripresi, eccetera. Per esempio adesso la Royal Opera House di Londra proietta la versione digitale cinematografica dell'opera ai cinema, creando un qualcosa di sconcertante, perché è una strana via di mezzo, no? Sì. Però in fondo io trovo che non sia niente male, a volte l'hanno proiettato anche in diretta, e certo non è detto che uno riesce ad andare a Londra piuttosto che alla Scala, cioè il fatto di partecipare all'evento può essere certamente. Sarà da vedere, perché sta iniziando e siccome prende piede può essere che funzioni. Io so di gente, di amici che rivedono le cassette di una volta e anche i DVD che adesso stanno rieditando, non so, dei balletti, dei grandi corpi di ballo. Questo è molto bello, i quotidiani dovrebbero mantenere viva questa. Poi là non c'è la recensioni. Scegli i teatri più... Sì, dovrebbero. Tornando al... è una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Questo per allestire una stagione come per esempio quella del salotto cameristico, quanto si lavora prima? Cioè quanto tempo... Perché immagino anche che intercettare i gruppi... Certo, bisogna almeno un anno prima avere le idee chiare, perché poi il tempo ci vuole non solo per fissare la data, che quello è insomma abbastanza relativo, ma per fissare il tipo di programma, no? Cioè avendo un minimo di rapporto con gli artisti, decidendo anche le cose giuste in rapporto al pubblico che hai, in rapporto anche a quello che hai appena dato l'anno precedente o due anni prima. Cercare un attimo di proseguire con un fil rouge per portare il pubblico anche ad avere una varietà, ma nello stesso tempo mantenendo pure la qualità, ma anche una varietà di repertori, un po' alla volta. Perché il loro, in questo caso, non si tratta di recital, diciamo così, preconfezionati. No, perché in questo caso noi per lo più abbiamo tutte serate uniche, nel senso che gli artisti vengono da noi, abbiamo concordato questo programma, vengono, suonano, poi vanno via, a volte riescono ad attaccare un'altra data in Italia, eccetera. Però la Chamber Music non ha mai lavorato sui giri, sulle tournée. Perché a quel punto lì allora devi seguire le agenzie, avere un altro tipo di rapporto. Siccome noi siamo nati effettivamente per i giovani e con i giovani, il rapporto è diretto, sempre stato. Ma anche con questi artisti, sia i Berliner che con Soli Mandaloro, i concerti sono stati concordati proprio perché conosciamo gli artisti da precedenti concerti e quindi abbiamo deciso un pochino come svolgere le cose. E questo vostro modo di procedere, è che il venerdì io poi con i sinonimi non riesco più a trovarne tanti, questo vostro modo di lavorare, dai.
riesce a intercettare se vi siano o meno delle mode, cioè se vi sono degli autori che per un motivo o per l'altro possono essere più o meno conosciuti, sì, eccetera? Sì, questo delle mode, soprattutto degli anniversari, si tende a fare, no? Si tende a fare spesso. Anche a volte è un modo per riscoprire o riproporre repertori che magari per un periodo più o meno lungo non si sono fatti. Certo. Non so, torna l'idea di fare alcune cose di Scriabin che da anni non si fanno. Allora i pianisti si dice sì, mettiamo Scriabin, allora agganciamo a questo, quello, e partendo da quello si fa un programma che abbia una sua logica musicale. Ecco, più che mode direi che questa idea di valorizzare alcuni repertori che magari sono stati un po' dimenticati nel tempo, eccetera. Poi, ecco, una che è una moda da tanti anni, ma credo che adesso abbia stufato un po' tutti, è per esempio Piazzolla. Piazzolla va bene sempre per tutti i repertori, per tutte le età, per tutti i gruppi, per duo, per trio, per quintetto, per orchestra. Ecco, però questo è un po' stufato. Allora, siamo già in chiusura. Allora, io ricordo il primo appuntamento con l'undicesimo salotto cameristico della Chamber Music lunedì 20 aprile con il quintetto con d'archi, il quintetto d'archi dei Berlino e Filarmonica. Sì. Grazie ancora a Fedra Florit, anima, allora mettiamola così, della Chamber Music. Buon lavoro, grazie. Buon proseguimento. Vi ricordo che questa sera il telegiornale lo conduce Marco Stabile, alle 21 c'è Ring, Trieste in diretta torna Trieste in diretta torna lunedì alle ore 18, domani c'è Sveglia Trieste alle 7 del mattino, ospite l'onorevole Savino. Grazie a tutti, buon weekend.